Buongiorno a tutti amici del canale, un saluto dal vostro contadino imbottigliato nel traffico e quindi approfittiamo di questo tempo morto per un video teorico sul collezionismo in generale, cioè in realtà su una specifica branca di collezionismo. Video per cui ho avuto l'ispirazione questa mattina, madonna con sto motorino se te levi dal ca... Cioè che ce l'hai a fare il motorino se te metti in fila le mani? Vabbè, guardate, ci avrà avuto 100 anni, era una signora anzianissima sul motorino al centro della carreggiata in fila delle macchine. Vabbè, e l'ispirazione ce l'ho avuta questa mattina rispondendo a un commento di un iscritto che saluto e sotto il video, l'ultimo video di quello pubblicato ieri sera dell'MP24 Star Saber, il Transformers, gli ho risposto, lui mi diceva sì, il pezzo è carino però mi sembra un po' un giocattolo in soldoni, mi sembra un po' un giocattolo, molto meglio i Gravion. E allora parliamone, sì è vero, hai ragione, però questo confronto ha senso farlo? Cioè ha senso paragonare un Transformers, per quanto sia un masterpiece originale e quindi di una fascia commerciale tra le più alte di tutta quanta il collezionismo Transformers, comunque con un Chogokin che ha un prezzo doppio o triplo rispetto a quello lì, sempre poi considerando il Takara Tomy originale, perché se prendiamo la versione che io ho il gap diventa dalle 6 alle 8 volte. E parliamoci chiaramente, i Keio della Takara nella maggior parte dei casi sono assolutamente identici, a volte hanno dei materiali un po' peggiori o della verniciatura meno accurata e quindi ci sono dei Keio peggiorativi, ma a volte hanno addirittura dei materiali migliori, ci sono delle differenze leggere ma nei materiali, nella verniciatura, quindi ci sono anche dei Keio migliorativi. Diciamo che in sostanza quello che costituisce il vero risparmio per il Keio è il fatto di non dover pagare le licenze e di non dover pagare per la progettazione, perché di fatto è una copia, però comunque l'essenza di quel pezzo è la stessa e c'è un gap rispetto a un qualsiasi Chogokin di fascia media o medio alta di 6 o 8 volte inferiori come fascia di prezzo, quindi già di per sé ne viene da sé che non ha senso fare questo confronto. Ma parlando in generale di confronto tra Chogokin e Transformers, io qui volevo arrivare, ha senso confrontarli? No, assolutamente no. Allora, io vengo dal collezionismo di Chogokin e la passione per i Transformers è una passione molto recente, degli ultimi mesi, anche se sto un po' bruciando le tappe, quindi ne sto vedendo diversi, mi sto facendo un'idea abbastanza ricca in merito. Non ha senso fare questo tipo di confronto perché al di là della fascia di prezzo, che quindi è ovvio che siano, cioè puoi paragonare uno Shin Getter con un qualunque masterpiece, generalmente no, spesso nemmeno se li prendi di fasce di prezzo analoghe, e adesso ci arriviamo al perché. Ecco, diciamo che gli unici Transformers che potrebbero essere effettivamente paragonati con i Chogokin sono, per quanto riguarda i Takara Tomy, l'MP01, che è un unicum, solo quello è fatto così, tutti gli altri poi hanno seguito una linea concettuale di produzione completamente diversa, ed i vari Fan Toys, che come materiali, accuratezze, sono molto più simili a dei Chogokin che a dei Transformers. Però, a parte queste che sono eccezioni, in linea di massima non è opportuno confrontarli, perché la loro natura è completamente diversa, il loro fine è completamente diverso, nascono come prodotti totalmente diversi. Abbiamo da una parte i Chogokin, che sono i derivati moderni dei giocattoli degli anni 70-80, ma i giocattoli degli anni 70-80 erano quelli che oggi sono i vintage, erano i vari Poppy, i vari DX, erano dei giocattoli pesanti, fatti quasi interamente in metallo, spesso non molto accurati come linee, erano un po' tozzi, avevano un'ingegneria molto semplificata, e quindi diciamo che sono
ispirati a quelli, aggiornandoli come ingegneria, con delle articolazioni molto più posabili, a volte alcuni erano proprio rigidi, mancavano magari l'articolazione del gomito o cose del genere, cercando di mantenere dei materiali nobili, ma non nascono più per essere dei giocattoli, nascono per scaldare il cuore a noi ex bambini degli anni 70-80 fino agli anni 90 con gli ultimi robottoni. Nascono quindi per regalarci i protagonisti, regalarci no, per farci pagare i protagonisti delle serie della nostra infanzia, ispirandosi ai giocattoli che abbiamo avuto o che abbiamo desiderato all'epoca, migliorandoli, aggiornandoli e facendoli molto più accurati. Non sono assolutamente dei giocattoli, ma sono dei modelli da collezione, proprio per noi 30-40-50 anni. Quindi sono fatti per una cerchia ristretta di mercato e infatti vengono stampati in pochi pezzi, ma anche Bandai, che è un'industria leader nel mercato, può fare 10.000, 20.000, 30.000 pezzi. Ma quanti sono nel mercato mondiale? Un'inezia, sono pochissimi. E è per questo che generalmente una volta vengono lanciati sul mercato a prezzi molto alti, perché l'adulto che vuole collezionarli è disposto a spendere una certa cifra, che spesso non necessariamente risponde alla qualità del pezzo in sé, ma risponde più al desiderio che abbiamo di avere quel pezzo sulla nostra vetrina, sulla nostra mensola, tra le nostre mani. E poi una volta che vanno esauriti, il loro prezzo sale finché non vengono ristampati, perché il loro mercato è molto ristretto. E questi sono i giocatori. Dall'altra parte abbiamo i Transformers. I Transformers nascono con una concezione completamente diversa. I Transformers erano dei giocattoli da grande distribuzione della nostra infanzia e hanno mantenuto intatta quell'essenza. Si sono aggiornati, si sono migliorati, ma restano tuttora dei giocattoli, per lo più destinati alla grande distribuzione. Li troviamo nei supermercati, nei centri commerciali, da giocheria, negozi di giocattoli, e hanno quelle fasce di prezzo che vanno dai 20 euro in su. Infatti, tra tutte le varie linee di Transformers sul mercato, abbiamo poi quelli che strizzano l'occhio al collezionismo, che hanno una fascia media, e quelli che sono veramente dedicati a noi 40-50enni collezionisti, che sono tutti quelli della linea Masterpiece, che sono i più accurati, quelli meglio realizzati, meglio ingegnerizzati e con i materiali più nobili. Però anche la linea Masterpiece non dimentica mai l'essenza del giocattolo. Quindi, per quanto accurati, la priorità è sempre la giocabilità unita all'accuratezza. Pertanto, ad esempio, fare delle verniciature così accurate su un Transformers, come può essere un Chogokin come il Gravion, di cui si parlava nel commento, è più che altro un impiccio, perché si rischia di rigarla, ad esempio, durante la trasformazione. Usare dei materiali molto pesanti, anche lì, come il metallo, anche lì può essere un intralcio durante le trasformazioni. Fast Toys, che comunque ha dei prezzi molto più elevati rispetto a tutti gli altri Transformers, è quella che utilizza i materiali più nobili, è quella che fa i pezzi più dedicati a noi collezionisti adulti, verniciati con materiali pesanti, realizzati bene, anime accurate, ma hanno ovviamente dei prezzi che sono paragonabili di fatto a quelli di un Chogokin. Ecco, quindi quella è un'eccezione che possiamo paragonare effettivamente ad un Chogokin, ma per tutti gli altri, Masterpiece, Takara compresi, di fatto no, perché restano essenzialmente dei giocattoli accurati, ma giocattoli. E che quindi non ha senso fare questo confronto, non ha senso schierarsi dall'una o dall'altra parte. L'importante è che entrambi, cioè siano Chogokin o che siano Transformers, ci scaldino il cuore e ci riportino alla mente i ricordi della nostra infanzia e le sensazioni, le emozioni della nostra infanzia passata,
che sia per il loro aspetto del nostro Goldrake o del nostro Mazinga o del nostro Titan 3 preferito, o che sia per la loro essenza di giocattolo, come può essere maneggiare oggi un Devastator che magari da piccoli avevamo sempre desiderato perché ce l'aveva il nostro amichetto più ricco e stava lì a trasformarlo. E questo, entrambi in un modo o nell'altro raggiungono lo stesso scopo, ma non ha assolutamente senso confrontarli perché sono due prodotti diversi. Quindi spero di essere stato il più chiaro possibile, perché soprattutto per i Transformers ci sono una miriade di linee e il discorso può essere complesso e molto sfaccettato. Un saluto e al prossimo video. Ciao!